12esima edizione dell'Italian Poker Open, che regala una prima moneta da 100.000 euro, e a giocare per questa prima moneta c'è ancora in pista Paolo Luini della scuola Vivere di Poker con altri 32 avversari. Ma io vorrei ricordare che qui abbiamo la copertina e la rivista Rounders Magazine, e sarà un caso, ma all'interno c'è una bella rubrica curata da Paolo Luini, un bel viaggio, parliamo di questa bella trasferta con i consigli per affrontare al meglio l'Italian Poker Open. Eravate in 900, evidentemente non erano così sbagliati questi consigli, adesso sei in pista. Sì, sì, in realtà i consigli per giocare le IPO li avevamo già nel primo numero, i trucchettini. Qui c'è un viaggio un po' più centrato, diciamo così, sulla trasferta lunga, quindi anche su quello che si può fare in alternativa al torneo main, il cash, il side e tutto quanto. È un bel viaggio di colore carino, mi sono divertito a scriverlo. Quindi rimani qua anche per i VPT, ti trattieni? Non posso perché veramente non posso stare via dalla scuola così tanto, sarebbe troppo stare via 21 giorni. L'avrei fatto volentieri, però. Non avevo dubbi. Adesso però parliamo di questo torneo, perché noi monteremo l'intervista a tempo di record. Noi speriamo che tu abbia 18 milioni di chip e sia chip leader assoluto, però non sappiamo mai nel momento in cui c'è l'intervista. In questo momento tu sei nei 33 alla pausa cena. Che cosa ti senti di dire? Un bellissimo torneo, sono abbastanza soddisfatto di come ho giocato. Naturalmente c'è qualche errorino, qualche sfumatura che vorrò poi rianalizzare e rivedere, però ho giocato un buon poker anche in tavoli difficili. La fortuna mi ha assistito bene, ovviamente, se no non si arriva, però ho giocato un buon poker. Adesso sto affrontando un tavolo interessante, di colore, cioè, ci sono dei giocatori che parlano molto e quindi stanno usando tanto il trash talking, ed è un po' il mio pane, quindi mi trovo bene e mi sto divertendo un sacco. Rimane sempre viva per la tua scuola Vivere di Poker la partnership con titanbet.it, che è sponsor di questo evento. Assolutamente, anzi abbiamo in programma per questo Natale un super free roll che abbiamo chiamato Royal Rumble Natalizio, aperto a tutti gli utenti, non solo ai ragazzi iscritti a Vivere di Poker, ma a tutti quelli iscritti a TitanBet, dove mettiamo in palio un montepremi superiore ai 5.000 euro totale, e al primo va un pacchetto di stacking e coaching, quindi ci sono delle lezioni private con me in persona e dei soldi per cominciare a giocare e fare la sua carriera. Per qualificarsi ci saranno i satelliti su TitanBet che verranno programmati in questi giorni, oppure le iniziative su Vivere di Poker, dove pensa un po' ci si potrà sedere ai tavoli con me durante i coaching e vinceranno il ticket quelli che riusciranno a prendermi uno stack oppure a farmi un buon bluff. E poi facciamo anche, tu sai, il VDP Got Talent, che è quell'iniziativa che regala un contratto di sponsorizzazione a fine anno, quindi è un coaching che attraverso varie fasi porta avanti gli utenti, gli insegna a giocare e allo stesso tempo quelli che studiano possono accedere alle fasi finali e gareggiare per questo contratto di sponsorizzazione col Team Pro. Ogni puntata del VDP Got Talent, quello che risponde meglio parteciperà alla Royal Rumble Natalizia, quindi doppio premio per il VDP Got Talent. Allora, io adesso non ti posso rubare molto tempo perché c'è la pausa cena, tu qualcosa vorrai mangiare, no? Sì, qualcosina mangerò, non molto perché sono abbastanza agitato in questa fase, mi terrò leggero. Tu sei tradizionalmente la mia seconda voce quando commentiamo il tavolo finale, tu sai che devo sperare domani di non sentirti commentare, vero? Allora, due possibilità: o mi danno il microfono mentre sto seduto, io spero tanto di arrivarci a questo tavolo televisivo, ci tengo tantissimo, ci sono arrivato vicino già altre volte, non così vicino, quindi spero tanto che questa sia la volta buona, ma ho già un sostituto a livello scaramantico, mi ero portato avanti, quindi se non ci sarò io ci sarà Federico, che è il mio più stretto collaboratore nella scuola e che tu forse hai già conosciuto. Ti divertirai anche con Federico. Molto volentieri, io spero di avere Federico al fianco, perché vorrà dire che tu sei al tavolo finale, avrò il piacere di commentare le tue gesta. Me lo auguro di cuore. In bocca al lupo, buon appetito e soprattutto buon torneo. Grazie, ciao a tutti ragazzi, ciao Jack.